Un lungo weekend di passione per la Spagna e l'Europa sarà quello appena iniziato. Da ieri Madrid è il nuovo epicentro della crisi del debito nell'Unione Europea. Il suo rating, vale a dire la valutazione dell'agenzia Fitch sulla capacità di onorare il debito pubblico sin qui accumulato, è passato in un giorno dalla tripla A alla B e oggi ripercussioni pesanti su tutta l'area euro ed oltre. Tutte negative le principali borse del vecchio continente, Milano compresa. Solo Madrid registra un segno più per effetto della notizia che la Spagna presenterà domani una richiesta di aiuto all'Unione Europea, nonostante conferme ufficiali non ci siano ancora. Pronta nel caso una teleconferenza tra tutti i ministri delle finanze dell'Eurogruppo. Giù anche Tokyo e le borse asiatiche, fiacca Wall Street, e dagli Stati Uniti interviene il presidente USA Obama con un'articolata disamina della situazione europea, senza tacere preoccupazioni e con l'accento sul tema crescita. L'austerity non basta, dice, se non si vuole innescare una spirale negativa che farà crescere ancora la disoccupazione. E aggiunge, Spagna e Italia han fatto riforme intelligenti e necessarie su fisco e lavoro, che però richiedono tempo per produrre effetti. Sul quadro europeo pesa inoltre l'incerto esito delle nuove elezioni in Grecia domenica 17, col rischio di un successo dai partiti antieuropeisti. È interesse di tutti, dice fin d'ora Obama, che la Grecia resti nell'euro.